Nel presepio che si usa fare ogni anno nella tradizione italiana o francese, eccetera, ci sono tre elementi, come dire, portanti, fondamentali, che sono la mangiatoia, anzi sono quattro per esattezza, la mangiatoia, la grotta o capannuccia a seconda dei gusti, il bue e l'asinello. Poi si può mettere la stella, alcuni la mettono, alcuni no. Ecco, la cosa singolare è che di questi elementi soltanto la mangiatoia, che poi quella minuscola cosina che si infila nella capannuccia o nella grotta, compare nei Vangeli, gli altri non ci sono. Nel Vangelo di Matteo Gesù nasce, o meglio, viene trovato dai magi in una casa, quindi non ha niente a che vedere né con capannucce né con grotte. Nel Vangelo di Luca non si dice dove sono alloggiati Giuseppe e Maria, perché non c'è posto per loro nell'albergo, si dice solo questo. E si dice che Gesù verrà al mondo in una mangiatoia. Quindi l'unica cosa che si sa è poi questa, che c'è una mangiatoia in cui Gesù verrà deposto. Allora, come vengono fuori questi altri elementi? Perché poi pian piano nelle Natività, nel presepio, compaiono il bue, l'asino, la grotta, la capannuccia? La mangiatoia lo capiamo perché, anzi, è proprio il fulcro, perché dice l'angelo dice ai pastori: riconoscerete il Salvatore perché lo trovate in una mangiatoia, quindi quello è fondamentale. Il bue e l'asino si associano man mano alla scena della Natività e quindi del presepio per una molteplicità di motivi. Ci vorrebbe del tempo a spiegarli. Uno è questo, però, che ci sono moltissimi miti della tradizione classica in cui bambini abbandonati, bambini in pericolo, vengono salvati, curati, protetti da animali. Pensate solo a Roma del Remo e la lupa, oppure pensate a Ciro il Grande protetto dalla cagna. Sono bambini rifiutati dalla cultura da cui provengono, che sono protetti dagli animali. Gli animali capiscono meglio degli uomini il valore dell'eroe che sta nascendo. Questo è un motivo. L'altro motivo è un motivo di carattere scritturale. Nell'esegesi scritturale si mette in relazione con la mangiatoia di cui si parla nei Vangeli un passo di Isaia in cui si dice l'asino riconoscerà la mangiatoia il suo padrone, il bue riconoscerà il suo signore. Ma questo semplicemente perché il bue per nell'interpretazione che mi viene data, il bue rappresenta il popolo puro, che è quello, sono gli ebrei, l'asino il popolo impuro, che saranno gentili. Dopo un po', questa che è una pura allegoria, diventa vera. Cioè è come se il bue e l'asino ci fossero veramente là dentro. E questo presto, già Paola, in una lettera che scrive San Gerolamo, già Paola dice di essere entrata nella grotta dove è nato il Salvatore, anche questa si è aggiunta pian piano alla vicenda, e li ha visti e crede di aver visto questo che è il bue e l'asinello. Cioè, pian piano sono entrati a far parte della nostra tradizione, ma ripeto, sono costruzioni lente, progressive, di, come dire, progressivi arricchimenti di un racconto che nei Vangeli è estremamente esile.